Buonasera a tutti, grazie dell'attenzione. Scusate per la voce che purtroppo se n'è andata col maltempo. E salutiamo tutti i soci di Rete Ridicola Club e di RetRidicola.it. Ci troviamo qui con Simone Battaglioni, sono Gabriele Ferri e siamo i grafici di Rete Ridicola insieme a Mauro Corbetta, ovviamente. E vi illustreremo oggi, tra le tante cose, delle tecniche di restauro di una rivista. Se vediamo qui davanti, Simone ha aperto una pagina che è stata precedentemente scansionata con un software proprietario che ha fatto il nostro grafico, scusate, programmatore Giancarlo Meglio, e appunto dopo averlo passato a Scantelor proseguiamo con Photoshop. Questa è la versione 2018. Presentiamo appunto questa schermata dove Simone ci illustrerà i vari passaggi. Salve, come ha spiegato Gabriele, abbiamo scansionato la pagina, qui è pronta per le varie operazioni. Vi chiedo anticipatamente scusa in quanto non è il sistema che uso attualmente, quindi alcuni passaggi saranno un po' più lenti. Andiamo quindi a ritagliare la pagina principale che ci serve selezionando il documento selezione. Quindi operiamo il ritaglio. Andiamo quindi a ritagliare la pagina. Ops, errorino, bugs. Facile quando non si usa il proprio sistema. Stiamo lavorando con un Mac, noi generalmente lavoriamo con un sistema Windows, quindi portate pazienza un attimino gentilmente. Andiamo a ruotare la pagina, è quella qui pronta per iniziare le varie operazioni con il correttore automatico al volo. Operiamo i contorni per migliorarli in modo che non si veda il ritaglio della pagina. A notare che è proprio in diretta, lo sto facendo manualmente io, quindi qualche errore velocemente adesso ci sarà, non sto proprio a migliorare al 100%. Per adesso i bordi sono fatti. Ora, con le azioni che abbiamo creato io, Mauro e Gabriele col tempo, andiamo a operare una correzione del contrasto, dei colori, un'esposizione che già migliora i bianchi. Quindi possiamo aumentare la tonalità del colore, la saturazione, se c'è per caso da migliorare anche i neri con le luci e le ombre, in questo caso non serve. Poi quindi miglioriamo il nero della pagina per non stare proprio a selezionare ogni pagina con i suoi colori o valori, dissolviamo un attimino in modo da non perdere dettagli. Praticamente la pagina adesso sarebbe pronta, bisogna soltanto zoomare, trovare i vari difetti e correggerli, difetti di puntinatura, di scansione o meno, così da ricreare un restauro perfetto. In questo caso vediamo anche il filtro pennello, correggi pennello, che va a collimare più punti rendendoli omogenei. Questo avviene per ogni singola pagina? Assolutamente per ogni singola pagina. Ok, no, perché di solito succede che le copertine hanno bisogno di restauro perché sono quelle più soggette al tempo, all'intemperie.
magari all'interno però la rivista può essere Ovviamente, sana e scansionabile in maniera tale da fare essendo poche la prima di copertina è quella più soggetta a usura, quindi ecco, sì, pensavo che magari avveniva soltanto per la prima pagina. ma diciamo che prestiamo sempre un'attenzione massima per la copertina ancora di più, dove Esatto, possibile ancora di più. in tono minore ovviamente per le pagine interne se la rivista è conservata in maniera ottimale, perché In poi c'è sempre un realtà effetto, l'attenzione che viene mostrata è tanta per ogni singola pagina. Simone riesce a fare tante pagine con una qualità eccelsa, io invece sono molto più lento, sono più minuzioso, ma i risultati sono gli stessi tra me, Mauro e Simone ormai, quindi. eccezionale. Ecco, essendo un retropagina, ovviamente il bianco è andato a farsi benedire col tempo. Con la nostra opzione andiamo a selezionare solo la parte bianca con la bacchetta magica. Bisogna aumentare magari leggermente il valore, giusto per mostrarvi velocemente come sbiancare al volo. Per chi non conosce la bacchetta magica, questa qui viene utilizzata in quanto dei colori simili al bianco, tipo il giallo, se non viene selezionato solo il bianco, anche il giallo poi viene influenzato da questa correzione e non va bene ovviamente. Quindi così sarebbe quasi finita, bisognerebbe rifinire ancora un po' di più le parti che sono rimaste, selezionando piano piano, è andato a ritagliare. Quindi sarebbe pronta, questa è proprio la copertina fronte e retro che andrebbe quindi ritagliata singolarmente come appare dopo nel sito che vedete tutti i giorni. Ce l'hai originale, così facciamo vedere il prima e dopo. Vedere anteprima la sua scrivania 003. La prima. Prima, dopo. Forse tutto schermo si vede. Sì, magari andiamo anche l'altro. Questo è il workshop che ho voluto. Parliamo di quelle interne, sono abbastanza semplici quelle. In questo caso stiamo osservando la classica rivista pirata dell'epoca con Nomi software allegato. allucinanti, però. Sì, la vela d'oro, non oso immaginare quale gioco possa essere. C'è pure la ferma Vabbè, dell'oro, dai. c'è anche la descrizione del gioco. Sì, Certo. sì, 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 sì. Quindi invitateli a Magari giocare. riusciamo a Non capire era cosa attinente. offriva questa testata pirata. Vedete qua non è perfettamente allineato perché all'epoca queste rivistine non erano più curate al massimo, quindi possiamo anche cercare di ruotare leggermente. Erano stampate a mano con timbro, Probabilmente erano ancora fatte a mano, non in posizione elettronica, quindi c'era il testo che era fatto a macchina da scrivere con un altro Raddrizziamo computer, incollato sulla ad occhio. pellicola.
i disegni, soluzioni così fatte con il tratto penna regolarmente, e perciò ho imparato solo elettrico a fare soluzioni. Ovviamente visto che non fatto in maniera ottozinale, era pa 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 fatto. E così lì fatta la nuova pellicola. Produzione industriale, poi sembrava tutto uguale poi. Ma era una società di... Che società faceva queste cassettine? Iron, tutte le prestanome, prestanome tutte sì, cartolette sì. Cinesi sì. La più famosa era quella che si chiama Pick and Poker, era Pick and Poker, sì, Pick and Poker, sì. Sono due riviste, una Pick e l'altra Poker, Pick and Poker pirata, che poi erano quelli che fondarono più avanti Xenia. Cambiarono nome perché è entrata in vigore la legge dei diritti, cioè. E se li beccavano invece il culetto, quindi chiudi la vecchia edizione e crearono Xenia. Avevano fatto un po' di soldini con queste. Con questi soldini nasce appunto Zap. È la ora di fare quindi qualcosa se vogliamo dire, la Zap è nata su una tuffa a tutti gli effetti. Io leggevo Demonata. E quando c'erano tutti quelli di Zap bisognava dire, ma scusate, questo casino, ma voi siete appunto di me. Veramente Buonaventura quando è venuto ce l'ha accennato. Pagina fatta. Diciamo che sono stati corretti i bianchi intorno alla pagina e qualche imperfezione ovviamente dovuta al tempo. Ma c'è una differenza visibile, molto visibile. Noi ce ne accorgiamo, penso sicuramente anche voi. Queste sono proprio le soluzioni. Vi mostro, vedi, sono tutte le azioni. Perché le immagini erano diverse. Visto? Gratta pietra, taglia pietra, prova, non ce l'hanno detto un cazzo. Se l'apri e la cartella magari. Tornava anche il colore. Sì. No, ma leggermente. In caso di ovviamente la luminosità, i colori sono tornati quelli dell'epoca. Penso che sia molto visibile taglia, questa cosa. Prendi, prova, i bianchi anche soprattutto. Il nero, il contrasto, la luminosità. Infatti con lo sfondo rosso. Adesso ho preparato una slide per mostrarvi tutto il procedimento all'interno di ripredicola. È una moda. E gli 80 andava di moda a fare questi fondi sgargianti colorati con il testo appiccicati sopra, che sì, il fondo era bello ma il testo era la mal di testa, per cui poi considerate che al tempo non vedevano cosa stavano creando perché l'immagine era una, il testo era sopra, poi l'appiccicavano e per sperare che funzionava la frittata era fatta e cosa faceva il polarizzatore? Si segnava i valori che non funzionavano e il prossimo numero aggiustava il tiro. Infatti il rosso amaranto sul nero è proprio un po' solo il rosso amaranto ci voleva il bianco minimo che bucava qualcosa però poi generalmente leggere sul rosso è una leggi sul nero praticamente su una cosa che già è quasi nera, tipo, perché il rosso è rosso, non è un rosso chiaro, l'ha fatto per evitare la fotocopiatura. Ah, cioè, certo, beh, fosse stato un prodotto originale pure quello. Però la rivista Video Game Computer World usava questo metodo per evitare che copiare le soluzioni, che era l'unica cosa originale che facevano, andavano questi colori assurdi. Peccato che non sono riusciti anche a leggere la rivista. Non leggeva nessuno, no. Quello è il problema. Non è che non solo non ti ricopiavano, non è che li leggevi. Solitamente la copia era fatta a mano. Qui potete vedere un ciclo di scansionatura classica, durata media 15 ore su base di 100 pagine. Guardate che si procede alla spillatura delle pagine togliendo le spille, a fine lavoro il riassemblaggio e incollatura dove necessario, la scansionatura di ogni singola pagina appoggiata sul vetro, per cui dopo si passa alla fase di editing, che sarebbe rotazione e cropping, editing con fotoritocco che avete visto, la creazione delle immagini e del PDF per essere uploadate sul server, la gestione del database con relativa indicizzazione e la pubblicazione delle news sul social e sul sito.
diciamo che queste operazioni sembrano semplici e banali, ma vedete su Incalce che occupano circa fino a 15 ore. Anche fare una semplice news della rivista che è uscita occupa tanto tempo. Quindi volevamo sensibilizzarvi a questo. Se ci fosse qualche buon volontario che ci vuole aiutare, anche se è molto difficile. E crediamo che fino alla nostra morte saremo sempre noi tre a farlo, però mai dire mai. Questo è anche un appello per aiutarci, ecco. Direi conclusa questa prima fase. La seconda che ci fai vedere? Provo a parlare dell'Amiga in generale, dalla creazione di floppy disk con le varie slide che ho preparato, in pratica come nasce il videogioco. Ha avuto bisogno di un supporto fisico, per cui a parte antecedentemente il Commodore 64, con l'Amiga arrivò l'avvento anche dei floppy disk. Un floppy disk Amiga è diverso da un floppy disk PC, in quanto sono riusciti a migliorare la parte sia hardware che software, per cui un floppy disk standard contiene 880 kB, che è su doppia faccia e doppia densità. Pratica doppia faccia perché sia la testina sopra che sotto al floppy, senza bisogno di girare fisicamente il supporto. Doppia densità perché all'epoca c'era una singola densità magnetica, maggiorarono maggiormente la densità. E le tracce sono appunto dalla 00 alla 79.1, in totale 80 tracce, con un sistema di lettura e scrittura MFM, alias Modified Frequency Modulation. Per evitare che i videogiochi venissero copiati tranquillamente, inventarono delle protezioni anticopia, tra cui alcuni metodi erano la Long Track e la Rob Norton Copy Lock, che fu figlia della Long Track. Infatti la Long Track aveva questa particolarità: mentre un floppy drive Amiga può leggere tutto ciò che viene messo sul dischetto, al contrario non può scrivere tutto ciò, per cui con hardware aggiuntivo i programmatori riuscivano a scrivere anche tra una traccia e l'altra in quel piccolo spazio che si creava, una Long Track definita appunto, per cui andando a copiare il disco era impossibile, perché il floppy drive non riusciva ad andare a scrivere fisicamente il contenuto, per cui il videogioco quando andava a leggere non trovava la parte necessaria e non partiva, si bloccava o al massimo arrivava al primo livello o al secondo, dove avevano deciso i programmatori, e si inchiodava lì, per cui rendendo impossibile giocare. Floppy drive, da come si vede nella schermata, è composto da una testina sopra e sotto e dal drive che gira su supporto magnetico, fisicamente il motorino con una vite senza fine, andava a selezionare la traccia corrispondente da questo rumore gracchiante che si sente all'interno dell'Amiga, classico e amato da noi amighisti, il famoso crack 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 crack, tutum tutum, che attualmente alcuni della scena riescono a fare in modo che funziona proprio con una musica. Anche vuoi aggiungere qualcosa, Gabri? Sì, direi che la marca del drive è il Kinon su molti modelli, quindi aprendo i nostri Amiga, la maggior parte dei drive sono i Kinon, che hanno un rumore molto particolare. Sono anche sostituibili da drive del PC, anche se il rumore ovviamente è diverso, è caratteristico, come ha detto Simone, il drive Kinon per Amiga. Però per PC va modificato in maniera hardware, però? Sì, assolutamente sì, con dei jumper dietro, con delle saldature, quindi modificando la configurazione iniziale che era il PC. Smontando un floppy si può vederne il contenuto, io l'ho fatto già in precedenza. Un floppy drive, cioè un floppy disk come montato dentro, da una lamella che protegge il disco fisicamente, internamente c'è una spugnetta per fare in modo che rimanga sempre pulito, una molletta che apre e chiude la feritoia una volta inserito, e una parte in plastica che può permettere di andare su e giù in lettura e scrittura, in modo da impedire la sovrascrittura dei dati. E molti non lo sapevano, anche i floppy disk si possono pulire. Esatto, inserendo alcol isopropilico
potenzialmente riesci a pulire e ottenere miglioramenti. Lettura che a volte è il famoso red error conosciuto da tutti quanti, si può migliorare il contenuto anche semplicemente rileggendo continuamente il floppy, in quanto i floppy drive hanno una particolarità in Amiga, rinnovano magneticamente ogni volta un dischetto, rendendolo fisicamente molto più a lungo rispetto a un PC. Quando stavano avanti. Poi l'importanza anche di pulire un floppy, e non solo per il floppy in se stesso, ma anche per il drive Amiga, che appunto si sporca anch'esso, quindi ha una doppia funzionalità. Poi se vogliamo parlare della storia Amiga, di come è nato, di quanti modelli hanno fatto con il tempo. Questi sono i modelli Commodore Amiga principali. L'Amiga 1000 nacque nel 1985, scusate, sono emozionato. Nel luglio dell'85 la sua particolarità era che il Kickstart, il famoso sistema operativo presente all'interno degli Amiga, veniva caricato su floppy disk. Specifico proprio per lui, si inseriva il floppy disk e partiva e appariva la manina per dopo successivamente inserire i dati. Poi fecero il 2000, che era un po' più professionale per l'epoca, appunto per sistemi più professionali, che il 2000 può essere espanso molto con molte schede ancora oggi facilmente reperibili, in quanto venne davvero utilizzato molto. E poi per il sistema un po' più home computer per casa nacque il 500, che fu pensato maggiormente per i videogiochi. La sua classica diffusione nacque anche grazie al fatto che i giochi si potevano copiare molto più velocemente, e quindi questo fece nascere molto meglio la scena. Poi nacque quello più professionale, l'Amiga 3000, negli anni 90, che montava un processore maggiore, più potente, con un sistema operativo anche più aggiornato, il famoso Kickstart 2.0. I processori quali sono degli Amiga? Non sono tanti. I processori degli Amiga montavano il Motorola 68000 sin dall'Amiga 1000, poi successivamente nel 2000 nel 500 sempre un 68000 degli stessi MHz, 7.15 e 7.14 nella versione PAL NTSC, cambiava leggermente dall'americano all'europeo. E la particolarità di montare un 68000 era lo stesso processore utilizzato anche nelle schede jamma dei videogiochi da bar, per cui le conversioni erano molto più facilitate. Stessa cosa che montava anche un Macintosh, pur con un sistema operativo proprietario. Infatti in emulazione un Amiga riesce a far andare un sistema Macintosh di pari passo, perché ha bisogno di poca sostituità a livello software. Poi arrivò il 3000... Gli Apple, quelli a 16 bit, avevano inserito il Motorola 68000, se non sbaglio l'Apple 2GS tra le tante varie... Esatto. Il 68000 era usato in... Forse è l'unico, da quello che mi ricordo, non ce ne stanno altri. Dopo comunque anche gli LC, adesso non sono proprio un esperto di Macintosh, gli LC Quadra migliorarono sempre di più, 68000, 10, 20, 30, 40. Come successe poi con l'evoluzione del Amiga. Esatto, infatti arrivò anche il 600 sempre montando però un 68000, ma era una specie di versione zippata, più piccolo, di mancanza di tastierino numerico. Lo pensarono un po' come Amiga portatile, appunto per la sua particolarità di essere più piccolo. Beh, l'idea non era neanche male, considerando le proporzioni ovviamente del modello Amiga 500, che era una tastiera importante. Era molto più grande anche fisicamente. Era una padella. Esatto, vabbè, anche bella pesante. L'Amiga 3000 è il primo computer che incorpora il Workbench 2.0, aveva anche... Full primo. Okay. Workbench il Kickstarter 2.0. Io ho il 600 come... Invece no, era il 3000 che era. 3000 fu proprio a livello professionale, il 3000 nacque proprio come macchina entry level, di cui uscì anche una versione che qui non ho mostrato perché appunto era più particolare, towerizzata proprio di suo, ce ne sono in giro veramente pochi tower perché costava un patrimonio, una roba come 8 milioni di lire dell'epoca.
Tower vuol dire in pratica invece di desktop, che è forma... La Vega 2000 è un desktop. Esatto, tutti qui mostrati sono dei desktop, il tower invece è proprio a torre in italiano, veniva montata la scheda in verticale, facilitando molto più spazio anche il contenuto per mettere molte più schede hardware inserite. Più floppy drive, un hard disk interno già di suo, cosa che... Vabbè, il tower è filosofia PC, tanto per intenderci. Però è molto comodo perché ovviamente puoi metterci quello che vuoi. In realtà non è una disputa che è aperta, perché il desktop bene o male ci sono arrivati tutti. Chi è iniziato prima, l'Amiga o il PC, quello da dimostrare, perché gli anni sono quelli che hanno iniziato prima a usare il tower. I primissimi PC che ho visto, anche quelli proprio più vecchi, già avevano un po' questi tower. No, poi non so se ovviamente chi è venuto prima. Sinceramente forse non lo sa Davide. Nessuno. Davide? All'interno tutti i desktop lì. Tu desktop, dopo sono arrivati i tower. I tower sono anche più, non sbaglio, ci sono già dei 486 tavolizzati. 486, c'erano già da tower. E gli altri sono più o meno quelli. Perché ne ho casa uno, con 486 50 MHz a torre. Magari c'erano anche 386 tavolizzati. 386 non lo so. Diciamo che comunque le configurazioni siamo inizio anni 90, inizio anni 90 sono arrivate le torri, poi non me lo ricordo. Proprio torre, poi la torre media è arrivata dopo, a middle tower. Sì, prima erano proprio tipo server, queste torre immense. Torre 90, gli anni torre pieno con rispondere. Anche perché ricordiamo che i supporti fisici erano tutto, quindi avevi lettore proprio, il lettore CD. Più erano meglio. Doppio floppy. Doppio floppy per fare le copie più veloci. Un lusso. E su Amiga posso dire che la disco stava un patrimonio, quindi si usava spesso il doppio floppy. Pensiamo magari con un po' acquisto che aveva Monchiala, che aveva 13 floppy. Monchiala 2, 11 floppy. 12, 12. 12 floppy, ecco. State a giocare con un gioco con 12 floppy. Avevi la porta, cambia floppy, Sapevi che andavi avanti perché dovevi cambiare floppy. Quindi spesso avevi anche il tuo amico, poteva anche avere 3. Proprio andavi giù in cascata, erano in cascata. Esatto, il massimo che si poteva montare erano 3 esterni più un terzo. 4. Comunque ti avanzavano altri 5-6 floppy. Sì, era un delirio. Altrove un hard disk arrivava anche a costare il doppio di una Amiga, quindi... Poi consideriamo anche i videogiochi per Amiga del calibro, adesso non mi so bene, comunque, che avevano anche 6-7 floppy disk e purtroppo i programmatori non implementavano il multidisk. Avevi sempre necessità di avere solo il DF0, il flop interno, quindi là diventava sostituire solo quello, esatto. Su Amiga è infatti molto, molto difficile vedere il classico programma di installazione. A parte che Amiga non c'è questa mentalità di installazione, ma sono copio su hard disk, perché tutto era portable. Esatto. Vabbè, io il primo hard disk che ho visto su Amiga fu sul 1200, quindi ho dovuto aspettare parecchio prima di vedere un hard disk funzionante. Amiga 1200 erano i tagli piccoli, proprio all'epoca, 40 megabyte, che costava 500.000 lire all'epoca. Esattamente. Pochissimo spazio e un grandissimo prezzo. Infatti io ci installai Monkey Island 2, Indiana Jones 4, primo Monkey Island, infatti il spazio era finito, due partizioni, 8 MB per il Workbench, 8 MB praticamente. Erano parecchi, insomma, all'epoca sì. L'esigua quantità di spazio che poi mostrando ancora la slide qua, un avvento che fece molto scalpore all'epoca perché non esisteva la parola multimediale, era l'Amiga CDTV, lettore CD incorporato, floppy disk, tastiera telecomando. Per l'epoca, parliamo del 1991. Il CD-TV è il primo sistema nella storia a usare un lettore CD in salotto. Era un 500 reingegnerizzato, in particolare la parte audio era fatta con contatti in oro. Era un sistema pensato per la musica di alta qualità. Peccato che grazie al grande marketing di Commodore la cosa non venne minimamente pubblicizzata e il sistema fallì miseramente. Oggi è un sistema molto ricercato. Era un sistema ricercato, ma era ricercato anche all'epoca perché mi ricordo che costava uno sproposito rispetto. Già costavano tanto i prodotti quelli normali. Milione. Quindi Commodore certo non era tenera. E poi c'era il Kit 500 che ti aggiungeva con altri 500 la tastiera, il mouse e il floppy disk esterno. Se eri particolarmente miliardario, danaroso e altro, avevi anche il monitor nero, che era uguale a quello bianco, ma sopra, che era nero, costava il doppio. E quindi avevi un'altra milionata da metterti sopra. Quando avevi finito, devi scoprire che i bellissimi pad che erano a infrarosso, erano altrimenti imprecisi, scomodi, e un problema di configurazione dei tasti impediva di usare, capire chiaramente se era su joystick o mouse, esatto. E quindi avevi dei tasti incredibili. Grazie a questo crearono il trackball. Il trackball che poteva essere sia infrarosso,
a me per l'avventura, o come viene specificato allora multimediale, quindi usavi le enciclopedie, queste cose qua, oppure collegandolo fisicamente con un cavo alla porta del mouse, uscivano due porte Joy. È stato fatto dopo questo, però dopo sono accorti che magari sono minchiata. Infatti, già al tempo sono un patrimonio, oggi avere un trago è rarissimo e vuol dire portare 200 euro per questa nocciolina. Poi l'espo di controller è stata una scelta molto coraggiosa, perché in quel periodo i controller di quel genere erano altamente imprecisi, ma non per una questione, proprio una questione tecnica, perché erano non c'erano ancora... Perché erano su infrarosso, esatto. Non era proprio... Spesso si usava i due tasti assieme, uno di più, quello si imballava. Se tu l'hai allineato perfettamente, è come quindi, un telecomando per televisione, quindi, la tecnologia è quella, quindi perché la pubblicità si vedeva, non puoi spingere più di due tasti, era funzionale, ma ecco, se ce l'avevi in basso esattamente nella campagna pubblicitaria si vedeva tipo strancato, ma non era vero, tu devi stare perfettamente allineato davanti, un minimo problema di allineamento, cioè, per non perdere la partita. Quello lì è classico degli home computer dell'epoca, pubblicità assurde. Faccio notare un altro bellissimo errore di progettazione, misero il sensore molto basso, e tu avevi il kit 500 con la tastiera che si vede davanti, un po' prima, quindi tu non lo usavi più praticamente. E questo tastierone immenso, che non sono problemi da adesso, che non si deve mettere sopra, sotto, destra, sinistra. No, te la devi utilizzare piatta la tastiera, senza il rialzo. Non lo so, sì, era troppo basso, a quanto punto devi usare il joypad così, cioè, sì, però pulì, o lo usavi per terra, come facevo io. Io purtroppo lo so, perché l'ho utilizzato per un periodo e fu veramente scomodo, volevo utilizzare veramente le parti originali. E, sei tecnicamente sistemato su un livello buono per poterlo utilizzare, altrimenti se ce l'hai a livello terra non vai. Poi consideriamo che è uscito nel 91, che comunque un Amiga 500 era sorpassato, e espansioni non potevi metterle perché il sistema non ti stava chiuso, era chiuso, quando lo espandevi devi lasciarlo aperto. Durante il prosaporto di due anni fa abbiamo fatto un esperimento folle, abbiamo espanso a livello di un 1200, un 500, ma funzionava aperto, e se partiva. Dopo una doppia alimentazione per 10 minuti riusciva ad andare, dopo moriva male, è morto male, è ancora nel magazzino in questo momento. L'ultimo esperimento, dopo per rilanciare la Commodore fece la Amiga 4000 e il 1200, che montavano Kickstarter 3.0 entrambi con un chipset nuovo aggiornato che portava la grafica come i PC a 256 colori, ma sfruttato ovviamente all'epoca in quanto era più lenta rispetto a un PC, è arrivato tardi. Benché il 1200 è il modello più venduto di Commodore, esatto. E quello che abbiamo lì che nessuno qua dentro lo usa. Il 1200 è una bella macchina, un buon processore, sebbene per risparmiare la Commodore inserì un EC senza cache interna, veramente minima, fa un buon dovere all'epoca, un buon compromesso di velocità macchina rispetto a un 4000 che costava molto di più. Anche la 4000 uscì in due versioni, con 68030 e 68040, il 4000 è il sogno di un amighista, quanto monta un processore molto potente, molto compatibile, comunque un 040 fa andare praticamente tutto il parco software con poche eccezioni. E in quel periodo, per rilanciare ancora di più, vedendo il successo che ebbero le altre console, uscì la Amiga SC32, con lo stesso Kickstarter, con una particolarità, inventarono la Kiko, un processore grafico che permetteva di trasportare in chunk e toplanar, pratica la grafica delle texture famose su PC, e riuscivano a farle in calcolo matematico, cercando di aiutare molto videogiochi tipo Doom famoso potesse girare su Amiga, cosa che non fecero mai ovviamente, perché ormai era in declino al massimo. Infatti fallì la Commodore miseramente grazie al suo marketing sfruttato e dormendo sugli allori di un software e di un hardware avanti 10 anni rispetto all'epoca, quando ancora i fosfori verdi erano in giro, l'Amiga girava con un Paola di musica e 4096 colori su schermo. Purtroppo è morta lì. Il G32, montando dietro anche una scheda di espansione, poteva permettere tramite un decoder di vedere gli famosi MPEG, i video CD. Uscirono infatti video CD musicali e per l'epoca il problema era che un film non ci stava su un solo CD, bisognava usarne due.
Io ho lì da parte un famoso CD di David Bowie, il copiato e regalato a Mauro, con dentro le musiche, con sul logo proprio di Amiga CD32, oltre che CDAE, più altri sistemi che possono vederlo. Possiamo dire che in ultimo anche Commodore pensava di abbandonare l'architettura Motorola, che aveva fatto il suo tempo, era a stecca, mandando espansione ai PPC, che poi era la scelta che fece Apple. Esatto. Purtroppo le schede costano un botto e la Commodore fallì, e quelle che sono in giro servono a poco. Sono di terze parti, sono state create da società di terze parti, le schede PowerPC montate nei famosi Power Tower, di cui sono un possessore a casa. Ho un 1200 toverizzato con 128 MB di memoria, doppio hard disk, doppio masterizzatore DVD, scheda PowerPC con Blizzard Vision, quindi su due monitor io vedo graficamente a sinistra l'Amiga classico e a destra in scheda grafica fino a 1024x1028, su cui giravo uno schermo grande quanto quattro monitor, in modo da poter fare browser, internet, chat e quant'altro con un semplice scrolling di mouse. L'ho usato fino al 2006 all'incirca, per poi cedere anch'io a un PC, in quanto ormai aveva dato un passo, non riusciva più a stare dietro a tutte le varie tecnologie, anche se ancora oggi è compatibile su molte cose. Io lo uso attualmente ancora per i dump ADF, per poter copiare velocemente un floppy disk e passarlo in LAN al PC a sinistra della mia scrivania. Adesso non ho una foto sotto mano della mia postazione, in quanto sono montati 5 sistemi funzionanti, di cui un 500, un 1200 normale con Blizzard Espansa 030, con hard disk incorporato e lettore CD esterno, il Power Tower appena menzionato, funzionante su due monitor, più il PC che uso attualmente per retro edicola e per le altre mie cose, e il PC vecchio con XP che può sempre tornare utile, con un floppy drive che oramai sul PC è preistoria, però serve sempre. Sì, poi aggiungo soltanto che il sorpasso del PC avvenne comunque nel 92 con il Gary Jones, la prima volta un PC riuscì a proporre più colori. 256 su schermo contro superando la il 1200, che era la punta di diamante della Commodore. Sebbene su Amiga, sfruttando la famosa particolarità di doppio schermo, uno sovrapposto all'altro, si può traslare uno schermo abbassando, mostrando i precedenti dietro, appunto la palette su schermo di Monkey Island 2 è maggiore rispetto a 32 colori. Andando a contarli proprio si arriva sui circa 52 su schermo contemporaneamente, in quanto lo schermo del videogioco dove tu vai sul puntatore è maggiore rispetto a quello sotto, dove tu vai con gli oggetti e le funzionalità di apri, chiudi, le porte. Io ancora non sono riuscito a capire come hanno fatto a mettere 256 colori nel gioco Universe, tanto per intenderci, all'epoca era stato così sponsorizzato come cosa che... Penso che comunque la risoluzione è comunque bassa, ho giocato giusto... Sì, quello sì. Wi-Fi era... Sì, bellino, poi... Non aveva mai coinvolto più di tanto, no, neanche come gameplay, perché non era proprio una cosa fantastica. Era, però di fatto il tutto prima che era molto molto sfocata. Non so che tecnica usarono e se era vero che c'erano tutti questi colori. So. Dicono di sì, ma... probabilmente sì. Sfruttando anche un'altra particolarità di Amiga, si chiama Extra Alpha Bright, in pratica ogni colore di 32 lo portarono a 64, dimezzandone la luminosità. Un piccolo trucchetto. Il gioco è spiatito. Un piccolo trucchetto, sono 64 in totale, infatti alcune immagini di Deluxe Paint possono mostrare quello. La palette di 32 con il 32 sotto. Non dovrebbe essere proprio malaccio, diciamo. Comunque era Wii U, era lo spazio, era tutto buio, quindi va bellissimo. I colori puri, infatti, no, il gap penso che avvenne proprio nel 92. Nel 92 quando la differenza fra PC e Amiga si fece notare in maniera molto pesante. A livello grafico, che processore. Ma anche a livello tecnico, perché cioè, io avevo sempre sto benedetto 1200 che era un computer fantastico, che mi piaceva tantissimo, 256 colori su schermo, 68.020, adesso mi ricordo come dicevano. In bundle, quindi sicuramente era un'evoluzione, ma era un'evoluzione che era arrivata troppo tardi rispetto ai tempi previsti. C'era il PC, no, 92, fine 92, inizio 93, ti faceva delle cose veramente assurde, oltre che ti dava comunque sia un sistema completo, towerizzato anche, con un hard disk importante sopra, con il rilancio poi di Doom, che è un gioco completamente in soggettiva, 3D, innovativo per l'epoca.
che l'amica sognava, che noi non volevamo che l'amica sognasse questi giochi, anzi tutt'altro, noi volevamo che l'amica fosse al pari del PC o se non anche migliore. Quando con il cuore, con la testa, più che con la testa, non è andata come andata, è andata male, però ecco, le certe politiche della Commodore sono state abbastanza discutibili per quel periodo. Hanno buttato via le ortiche, un prodotto che poteva essere eccezionale. Per la conclusione finale. Ovviamente ringraziamo Simone per la maggior parte degli argomenti trattati, a cui personalmente faccio i complimenti. Salutiamo di nuovo gli ospiti qui presenti e chiunque vedrà questo video prossimamente. Grazie a tutti della presenza. Grazie.